Ciao Pier, non sapevo che fossi di Sono Torino. loro, è giusto così, è giusto così. Comunque va Fammi bene. gioire fin quando posso, mamma mia, un po' di altruismo. Poi abbiamo sofferto come tifosi da anni, una mini gioia. Vabbè, insomma, io non voglio assolutamente levartela, però siccome avete Spalletti vorrei prepararti So che c'è il poster di Spalletti in camera, è prepararti inutile che vi che lo... aspetta, quindi insomma, non vorrei ci arrivassi impreparato, ecco. Ci vediamo il 21 al San Siro, ricordati. Molto bene, ci sarò. Senti, l'altro ospite è Eugenio Sartorelli di Salò, ok, Quarta in classifica la Feralpia. la Feralpia quarta in casino. Eugenio sta meglio, si vede dalle battute che tira fuori e anche dal fatto che oramai arriva quasi a toccare il quadro in alto. La sua schiena si è un po', e come fa questo? Non lievita, diciamo così, ok. Allora. Aspetti di Tesla saranno stati, no? No, perché non so, da quando è stato a Roma poi è andato in difficoltà. Allora, guarda qui, questo grafico è l'oro. Allora, io lo metterei così e direi. Ne sono d'accordo con uno juventino, quindi non so, forse c'è qualcosa in me che non va. No, sono d'accordo con Gene, il tema è quello, l'SP 500 veniva da 9 sedute positive consecutive, nonostante sia stata la settimana del tapering che tutti noi per settimane, diciamo, e quella era la parola che il mercato non voleva sentire, nonostante purtroppo i casi Covid aumentano in maniera rilevante, soprattutto nell'est Europa e si parla di nuovo di lockdown, fatto anche in Austria, insomma in tanti paesi. Nonostante oggi Fantasia, l'immobiliare cinese, abbia aperto dopo 6 giorni di chiusura e sia crollata. Insomma, si ignora totalmente tutto quello che è negativo e si invece si valorizza le notizie positive. Però qui il tema è questo, un investitore alle prime armi direbbe, no, vabbè, prima o poi il mercato se ne accorge e quindi corregge. Invece un investitore evoluto dice è talmente tanta la forza e la voglia di comprare e strapparsi l'azione di mano che si ignora tutto. Quindi figuriamoci se arriva una buona notizia. Quindi l'approccio è un po' controintuitivo. Quando le cose stanno così è inutile provare a mettersi contro e fare l'eroe per trovare il top e shortarlo, ma è meglio secondo me proseguire sulla vecchia strada del buy on dip che in America ha pagato ormai da 13 anni. E che in Italia anche negli ultimi, sostanzialmente il 2021, è la strategia corretta. Quindi eviterei di fare l'eroe, tutti noi abbiamo questa voglia proprio dentro noi stessi di prendere i minimi massimi, però più banalmente andrei col trend e quindi la correzione di ieri è del tutto fisiologica anche in Italia, venivamo da un movimento spettacolare, anzi per certi versi anche meglio, no? Perché un movimento che... È impossibile sostenere un movimento che avevamo nelle ultime settimane. Ricordo 7 settimane positive nelle ultime 8, indice italiano a più 25, erano anni che non si vedeva, e quindi è bene che, cioè, è sano per il proseguo del rialzo che venga anche alternato alle fasi di respiro, e quindi sono assolutamente fiducioso per un buon fine anno. Guarda Pietro, io credo che ci sia una, come posso dire, una metafora che può spiegare bene questa situazione, che può essere capita da tutti. Allora, immaginiamo di essere sull'autostrada del sole, no? Tre corsie che vanno dritte in avanti col paraocchi, no? Si va, ci si mette giù e si va, e si va, si va, si va, ok? Poi cosa succede? Che dall'altra parte c'è un incidente. Evergrande si cappotta e quindi si crea. Allora, tu sei sempre focalizzato ad andare giù, poi però quando passi vicino dici, ma hai visto cosa è successo di là? Rallenti, così si crea un po' di coda anche di qua, quindi si crea un piccolo ribasso, però poi siamo in autostrada, bisogna andare così, no? Si pigia sull'acceleratore e si torna ad andare. E uno dice, ma non hai visto di là che c'era? Eh sì, ho capito, però io sto andando in autostrada e quindi vado per la mia strada. Quel problema là ci penserà qualcun altro. Poi dopo un po' si vede che è un altro incidente con l'inflazione. Uno dice, ma hai visto la cosa? Cioè, bisogna stare attenti. Tu dici, vabbè, ma io, track, vado avanti così. Ecco, ci sono i soldi da investire, ci sono gli investimenti, ci sono i problemi. Qualcuno più saggio dice, ma io sono in autostrada e vado così, no? Col paraocchi dritto al mio obiettivo. Però
Io a un certo punto dico accidenti, cioè questi sono problemi che magari prima o poi capitano anche a me di qua, e allora magari mi faccio una put, magari mi copro o magari alleggerisco, ok? Questa è l'idea. Secondo me questo è quello che sta succedendo sul mercato, però siamo in autostrada e continuiamo ad andare dritti in una direzione, su questo non c'è dubbio, il trend è chiaro. Siamo su una monorotaia che va in quel senso lì, e poi ogni tanto qualcuno si guarda in giro, però sì, ah, ok, ho visto, però poi continuo a trafficare con le mie cose. Non so se è chiaro per tutti in che contesto siamo, mettete un uno nella chat se la metafora vi piace. Cosa ne pensi, Pietro? Sì, guarda, secondo me dipende, dico sempre la stessa cosa, dipende da qual è il tuo obiettivo di investimento e l'orizzonte temporale. Concordo con te, se hai un orizzonte di medio termine, e inevitabilmente quando sei sui massimi vuol dire che tendenzialmente tutti stanno guadagnando, no? E quindi concordo con te che si va a consolidare in protezione almeno di parte del portafoglio quando sei ben, sai, è come quando, per tornare alla tua metafora, diciamo, della strada, no? È quando, come se tu sei con grande vantaggio in pista e hai un bel vantaggio dal secondo, non è che ti metti a rischiare, no? Vai un po' in protezione perché sai che più o meno la gara la vuoi vincere, non la vuoi necessariamente stravincere. Certo. Il mio ragionamento forse era più, perché immagino che noi abbiamo più un pubblico di trader, no? Nella tua trasmissione, era più indirizzato ai trader che, e mi metto io in primis, abbiamo questa voglia di prendere sempre un po' in mille verting, no? Di cercare sempre di fare il controbalzo piuttosto che andare in trend. È un difetto che più o meno tutti abbiamo, e quindi l'idea era quella di non mettersi davanti a uno schiacciasassi in maniera anticipata, se ha una logica di trading, ma concordo con te che invece se hai un bel portafoglio e quant'altro, ma chi te lo fa fare negli ultimi 2 mesi dell'anno di rovinarti la festa? Allora io che farei? Se hai minusvalenza e scadenza 2017, questo è un altro tema secondo me rilevante, Davide, siamo a 50 giorni dalla fine, bisogna anche guardare lo zainetto fiscale, perché ricordo che chi ha minusvalenza 2017 si deve affrettare, no? per evitare di perderle. Quindi se non ho minusvalenze 2017 non vado a pagare capital gain, cioè non liquido le posizioni, perché il tema che ogni investitore deve sapere è che più si procrastina in avanti il momento del capital gain, meglio è, ma non per una questione di tirchieria, semplicemente un fatto che capitalizzi le imposte che avresti dovuto pagare. Allora che si fa? Anziché liquidare, pagare capital gain, si fa qualche protezione, no? Allora, se magari sei esposto molto sull'indice italiano, ti vai a prendere magari un'opzione put molto out of the money, paghi due spiccioli, e direi quasi catastrofale, ti proteggi, oppure ti va a prendere due mini FIB, insomma una cosa del genere. L'importante è non pagare capital gain se non hai minus in scadenza. Se invece hai minus in scadenza, ha senso pagare capital gain nel 2021, così ti scarichi lo zainetto fiscale e poi magari ti rifai il portafoglio piano piano, oppure utilizzi anche una strategia un po' più conservativa con i certificati. Io proprio ieri ho fatto un corso sui certificati in cui spiegavo come si può rimanere su un sottostante ma abbassando il rischio utilizzando un tipo di certificati, oppure se sei pratico lo fai da solo con le opzioni. Insomma, le varianti sono diverse, però l'intenzione dell'investitore è sempre quella che deve guidare, no? Se sei un trader, mai a prendere il controtrend. Se sei un investitore e stai molto bene, non mi farei prendere l'avidità e una piccola protezione me la costruirei. Certo, allora, giusto per dire, perché qualcuno scrive non mi è molto chiaro, allora, chi ha delle minusvalenze maturate nel 2017 deve sapere che le minusvalenze non sono illimitate, hanno una scadenza. Quindi al 31-12 le scadenze eventualmente maturate nel 2017 si perdono se non vengono compensate. Allora che cosa succede? Che se qualcuno ha dei titoli in guadagno e delle minusvalenze del 2017 che poi scadono, forse gli conviene efficientare il suo zainetto fiscale vendendo almeno sino a
coprire quella quota che va in scadenza a fine 2017, in modo tale che poi uno dice: ok, avresti dovuto pagare delle tasse del 26%, però avevi una minusvalenza, compensi, vai a zero. Per qualcuno che non ha titoli in guadagno, perché c'è anche questa situazione, il sistema dei certificati crea dei certificati che hanno appositamente lo stacco di una maxi cedola proprio in prossimità della fine dell'anno, che serve proprio a efficientare il portafoglio. È chiaro che si paga un po' di dazio, però quel 26% tutto sommato lo si recupera. Da questo punto di vista ci sono anche dei webinar organizzati da Directa, direi che li fa Francesca Fossatelli spesso questi webinar, e magari la reinvitiamo qui proprio per parlare di questo, che è un tema interessante avvicinandosi la fine dell'anno. Però insomma è un però tema attenzione di... Davide, scusami se ti interrompo, perché ci sono due modi di contabilizzare i premi di certificati. Il modo alla Directa, che quando tu prendi il premio va a interrogare lo zainetto fiscale, e poi c'è un'altra modalità contabile per la quale non si fa così, e quindi lavorare su maxicedola non ha senso. Quindi consiglio a chi ci ascolta di informarsi prima sulla modalità che il proprio intermediario utilizza per la contabilizzazione dei premi. Io parlavo con Directa, si può fare. Ah, con Directa sono d'accordo. Di efficienza fiscale. Altri intermediari invece, quando ti staccano questi maxi cedole, in realtà invece di darti diciamo così rettificano il prezzo, cui tu paghi esattamente, ti rettificano il prezzo di carico del certificato e tu vai in difficoltà. Quindi è importante, ovviamente io mi riferivo a chi utilizza Directa in questo caso in maniera però non l'ho esplicitato, quindi hai fatto benissimo Pietro a puntualizzarlo. Bene, mi ero dimenticato il sesto comandamento: non avrai altro broker all'infuori di me, giusto? per me vale questa regola. Io ho da sempre un broker numero 2 che utilizzo come backup, perché un trader che si rispetti deve avere un broker che fa da backup. Non lo fa sentire a tedeschi, eh? No, vabbè, ma è fisiologico, ma ci mancherebbe altro. Allora faccio un esempio: supponiamo che io intraday vada short di 2000 Stellantis, ok? E che per qualsiasi motivo ci sia un problema, io ho bisogno di un altro broker se non ho modo di dove poter eventualmente ricomprare 2000 Stellantis per fare un edge della posizione. Questa è una cosa che un trader deve prevedere sempre, esattamente come deve avere almeno una linea internet di backup, anche solo con lo smartphone cellulare. Oramai è una cosa che hanno tutti, anche senza volerlo, diciamo così, ma una volta era magari più difficile, operare in questo modo. Però insomma, io da sempre, ti ricordo che nel 2005 forse attivai una linea che era offerta da NGI, che era quella che offriva le linee internet per gaming online, perché così avevo un internet performante. Insomma, cercavo di avere sempre il top da quel punto di vista, e questo credo che dovrebbe fare chiunque, ma questo è diciamo se posso così. Aggiungere una cosa, Davide: lato fiscale, per chi ha più conti, occhio, perché lo zainetto fiscale va col codice fiscale ma va sul singolo conto, quindi potresti avere una grande minus su un conto e invece sei messo bene su un altro, però le due cose non si compensano, a meno che non faccia il dichiarativo, che onestamente mi sento di sconsigliare perché è molto impiccioso. Quindi Directa ha fatto una cosa super efficiente da questo punto di vista, perché se tu hai più conti in Directa ti consente di spostare la minusvalenza da un conto all'altro, esattamente come puoi fare un bonifico di liquidità da un conto all'altro. Questo rende il tutto molto efficiente. Cioè, se io per esempio, io nel mio caso, io ho due conti, uno dove faccio l'operatività intraday e uno dove faccio l'operatività multiday. Avessi della minusvalenza, potrei spostarla di qua o di là a seconda di dove vado a chiudere le posizioni. Questo rende molto efficiente il portafoglio, la gestione del portafoglio dello zainetto fiscale. Devo dire che aiuta. È chiaro però che quello che avviene in Directa è una cosa, quello che avviene se ho un altro intermediario è un'altra cosa, e solo chi avesse il regime dichiarativo, che però ha delle complessità che non voglio nemmeno stare qua a discutere o raccontare, può poi eventualmente, diciamo, far convogliare tutto nella dichiarazione dei redditi. Proprio avere un professionista molto bravo per fare questo, specie se si hanno conti esteri e quant'altro. Insomma, devo dire che
c'è molto che si può dire, si può fare da questo punto di vista, e questa comunque è education finanziaria, perché poi alla fine efficientare il proprio zainetto fiscale consente di recuperare in alcuni casi cifre che, se uno gli è andata male un anno e si è trascinato dietro una perte e poi questa va in scadenza perché non l'ha recuperata negli anni successivi, beh, evidentemente questa è una cosa che aiuta, e ci sono tante persone che hanno bisogno di questo. Sì, soprattutto Davide, secondo me, se utilizzi strumenti inefficienti fiscalmente, ad esempio gli ETF hanno, sai, la peculiarità per la quale se tu hai uno zainetto fiscale pieno ma fai capital gain comunque paghi il 26, e ti dico che noi abbiamo fatto le simulazioni con su dei portafogli che addirittura si andava a pagare quasi il 50%, che sembra incredibile perché ogni investitore pensa di pagare il 26 e basta. E invece abbiamo fatto una simulazione, abbiamo mostrato come banalmente solo avendo la perizia di vendere prima la posizione in perdita e poi la posizione in guadagno si ottiene un bel vantaggio. Noi diciamo tendenzialmente consigliamo giorno per, cioè oggi in perdita e domani in guadagno, perché anche qui ci sono vari intermediari che gestiscono la cosa diversamente, alcuni al giorno nettano zainetto fiscale, altri lo fanno il giorno dopo. Insomma, in generale, come regola generale, è sempre bene liquidare prima la posizione in perdita e poi quella in guadagno, in modo che non lavori con un credito fiscale, ma lavori già al netto dell'imposta. Assolutamente, e vorrei dire a CG che dice, ma se uno ha delle minusvalenze del 2017 o del 2018, forse sarebbe meglio che non facesse più il trader. Dico, beh, io invece sono abituato a dire diversamente, magari qualcuno che ha fatto una perdita importante poi ha creato un meccanismo per cui guadagna, ma non è detto che sia riuscito a recuperare tutta la perdita nel frattempo, pur avendo invertito la tendenza. Ci sono tante cose, e perché vogliamo criticare forse chi perde qualche soldo con la borsa? No, io assolutamente non faccio 90% categoria, anzi voglio aiutare chi ha eventualmente delle difficoltà da questo punto di vista, vorrei dire, quindi è buona cosa. Un'altra cosa che vi dico, c'è lo stacco dei dividendi a novembre, sempre se qualcuno ha delle perdite. Da quando è arrivato Draghi c'è meno, quindi, irruenza nel shortare a prescindere il nostro paese, i titoli del nostro paese. Adesso però l'indice è anche cresciuto di parecchio, no? Rispetto a quei livelli, e quindi vorrei sapere da te se per caso sta crescendo, sta montando anche lo short, o se continua quella fase dove c'è un po' di aumento, ma solo proprio su titoli precisamente selezionati. Prego, Pietro. Sì, allora, guarda, l'aumento c'è, adesso te lo mostro più nel dettaglio. Questo, ricordo che l'indice che aggrega tutte le PNC, lo vado a zoomare più da vicino, così è evidente che l'incremento c'è. Forse dalla... Sono settimane che non vediamo la curva ripetersi così, però come dico sempre, questo è un indice quantitativo, no? Quindi effettivamente crescono, però bisogna capire come crescono, e adesso vedremo come ci vuole un minimo di sensibilità nell'analizzare i dati, perché anzitutto la prima considerazione che voglio fare con te è la crescente attività degli shorter. Adesso ti faccio vedere, la settimana scorsa, questa è la seconda voce, Net Short Daily Variation, ti mostra come si muovono. Non stai condividendo, Pietro. Ah, porca miseria, ho parlato. Allora, vediamo se ce la fa. Sicuro che non sto condividendo? Guarda, penso che live si veda il mio faccione e il tuo, e quindi... Ah, io adesso vedo il faccione adesso di Fabio. Adesso vedi Fabio, ok, prova a levare Fabio dal primo piano. Ecco. Fra l'altro ci abbiamo prima il 21 l'Inter e poi il 28 siamo con te, Fabio, con la Lazio. Ah, quella sarà una bella partita. Vabbè, ma tu sarai così gentile da scansarti, no? Sì, magari ci penso 5 minuti dopo aver vinto. C'è il nostro Sarri, il nostro amico Sarri, dai. Ma com'è Sarri, ti piace? Sì. Meno male, se no datecelo indietro, e poi a noi ci piace ancora. Va bene. Dai, tornando seri, no, dicevo, pardon, prima ho condiviso pensando che mi guardavo, cioè non ho condiviso, quindi ti faccio vedere quello che ho fatto vedere prima, che effettivamente le PNC stanno salendo, questo è l'aggregato e si vede questa curva che sale, però capiamo come sta salendo alcune volte con arbitraggi. Vedi, c'è secondo Falk Renewables che è sotto OPA, evidentemente chi sta scommettendo ci vuole fare pure una piccola copertura,
perché ricordo che l'OPA è, insomma, deve avere anche l'ok del governo sostanzialmente, quindi probabilmente questa è un'operazione di carattere tecnico, questo shot così pesante su Falk. E invece c'è Tecnogym sui massimi, e qui, insomma, guardando il grafico si vede che è un titolo effettivamente è un po' appesantito, ha provato il rimbalzo, non riesce, e quindi qua il Tools ti indica i titoli che sono su nuovi massimi, come vedi solo Tecnogym. Il tema qual è? Visto che siamo in periodo di trimestrale, ricordo che oggi riportano Generali, Mediobanca, no, pardon, Generali, Mediolanum e Poste, fra le grandi oggi danno i numeri, e li hanno dati stanotte, se ieri sera Ferragamo, Mediaset e quant'altro, quindi è importante capire le mani forti che fanno prima dei risultati. Qual è la considerazione? Se i fondi aprono i short 3 giorni prima dei risultati, qualche domanda uno se la si fa. Evidentemente sulla cosa che ho notato è che su Leonardo, prima dei risultati, effettivamente qualcosina c'è stato. Vedi, è montato lo short abbastanza repentinamente, e questo in qualche modo secondo me giustifica anche la scarsa reazione di Leonardo alle buone notizie. Se ci pensi, Davide, ieri si è parlato del ban levato in India per quella che insomma è una notizia molto rilevante, poi si è parlato di nuovo della quotazione di DRS degli Stati Uniti, cioè in condizioni normali mi sarei aspettato un rialzo potente di Leonardo, e invece la vedo un po' appesantita. Cioè, se un titolo non rimbalza sulle notizie buone, qualche domandina uno se la deve fare. Quindi prima considerazione su short prima dei dati, effettivamente c'è qualcosina su Leonardo che diventa il titolo del FTSE MIB insieme a Saipem, su cui ci sono almeno 3 posizioni short, vedi, ci sono 3 short, e quindi questa è la prima considerazione. Seconda considerazione, c'è maggior attività. Adesso ti mostro nelle variazioni giornaliere della scorsa settimana, ad esempio. Guarda come si sta muovendo in maniera più come si stanno muovendo in maniera più come dire insistita, no? Ti ricordi che solitamente le variazioni erano molto molto marginali. Questo è lunedì, guarda martedì come si vedi, le tabelle sono molto ricche, quindi ci sono tanti movimenti. Certo. Invece settimana per 3 settimane consecutive qua vedevi massimo 1-2 variazioni. Invece qua, insomma, ci sta un riposizionamento abbastanza deciso, no? Si vedono tante variazioni, e quindi questo, insomma, in qualche modo potrebbe essere un altro segnale di, come dire, che qualcosa si sta muovendo. Poi chiaramente bisogna analizzarle uno per uno, no? Le variazioni. Certo. E poi terza considerazione, effettivamente, insomma, ci sono alcuni titoli che forse piacciono poco agli istituzionali, sono ancora le nostre Saipem, che insomma l'abbiamo detto varie volte, non sono anni che non entrano nelle grazie degli investitori, e qui insomma si conferma un po' la mia idea che ci sono, diciamo, 3 modi in cui si muovono gli shortisti. Il primo è per fare delle coperture magari di portafogli e quant'altro, quindi non sono indicazioni direzionali. Il secondo sui fondamentali, e questo mi sembra più il caso di Saipem, perché gli short si aprono quasi sempre in concomitanza dei risultati. Sì. E il terzo è con, diciamo, elementi di analisi tecnica, però più sui titolini. Cioè effettivamente sui titolini qualcosa, cioè si vede un'azione su alcuni livelli chiave. Quindi la nostra abilità deve essere interpretarlo. Però insomma, al netto di tutto, direi che c'è maggiore attività, e quindi questo potrebbe anche in qualche modo, insomma, darci un primo alert. La seconda è che effettivamente alcuni titoli tipo Saipem, Leonardo e anche in parte Telecom non vanno tanto a genio alle mani forti, a torto a ragione, non è detto che poi certamente avranno ragione. E il terzo, che ci sono alcuni titolini al centro, proprio che sono nel mirino dei ribassisti, a cominciare da Tecnogym, e quindi lì sarei un po' attento, no, a operare. Se non si chiude lo short, insomma, una riflessione prima di entrare ce la farei. Tutto qua. Diciamo quindi che continua la fase un po' polarizzata da questo punto di vista. Poi c'è un po' di riassestamento, però torna a mostrare l'indice generale, cioè a livello di posizioni short, no? Aggregate.
state, ok? Verso dove siamo tornati noi? Cioè questa impennata ultima, no? Te lo dico subito, siamo a 46,6 a livello che non si vedeva da novembre del 2020. Quindi diciamo che adesso col crescere dell'indice, in qualche modo più strutturati verso l'alto, ecco, ci offriamo un po' più il destro a qualche però mirata, diciamo, mirata posizione. Sì, però allora falcolo devi levare, perché alla fine è una, sì, è una posizione, diciamo, più di copertura. È un hedging, diciamo. È una sorta di hedging, sì. Adesso non è difficile capire le metriche con le quali si interviene, però non ha tantissimo senso. E poi il resto sono, cioè, voglio dire, ci dobbiamo iniziare a preoccupare se inizia a vedere che due o tre investitori iniziano a scommettere short sui titoli del FTSE MIB 40. Invece facci caso, cioè, a parte le Saipem che fanno un posto di assetto, i titoli del FTSE MIB 40, abbiamo Leonardo. Leonardo che ci preoccupa un po', Buzzi che è da tempo e ormai stabile, e infatti se fai caso Buzzi, nonostante sia in un settore caldo, perché francamente, insomma, anche dopo quello che è successo in Stati Uniti o questo maxi piano di, insomma, di stimolo per insomma tutti i lavori pubblici, Buzzi, insomma, dovrebbe essere un settore che mi aspettavo un comportamento migliore, invece il titolo adesso sta tentando rimbalzo, ma certamente non brilla. E poi siamo lì, diciamo, non c'è il focus sui titoli, c'è qualcosina su Popolare Emilia Romagna, e anche qui, se fai caso, insomma, ha perso un po' di brillantezza il titolo. E poi c'è su Fineco questa posizione un po' strana, perché Fineco, fra l'altro, ieri ha dato i risultati, e questa non la capisco tanto, nel senso che Fineco è un titolo che fa massimi su massimi, però finché uno che si sbaglia va bene, poi se sono due o tre uno qualche domanda se la fa. Quindi, però effettivamente l'indice sale, cioè se lo vedessi solo secco così, diciamo naked, senza una considerazione qualitativa, un po' di preoccupazione ci sarebbe, perché vedi, sta iniziando un po' a impennare. Però poi se fai un'analisi più puntuale, tutto sommato, a parte su quei titoli che dicevo, grosse preoccupazioni non ne vedo, però occhio, perché è un momento importante, perché questo incremento di attività degli short potrebbe essere, oddio, anche potrebbe essere relativo a, vedi, fiscale, copertura, non so, però è un momento in cui bisogna starci attenti a queste cose qui. Ok, quindi tu dici valutiamo con attenzione questo tipo di situazioni. Bene, Fabio, torno da te per chiederti a questo punto l'Eurostock 50. Sì. Allora, condividiamo, facciamo vedere prima. Recentemente ne ho dovute fare, insomma, diverse, e vedere queste anziane avvelenate perché volevano assolutamente fare, insomma, sono state fomentate dal fatto che, sai, stai perdendo il treno se non lo fai subito a ristrutturazione, insomma, chissà che succede. Insomma, c'è questa sorta di corsa a non perdere l'occasione, no? Mi ricordo un po' la borsa quando sale a dismisura, che anche l'ultimo dei sfaccendati ha voglia di entrare, no? Un po' la corsa. Però poi, se uno è un po' più lucido, si rende conto che spesso hanno fatto un po' il gioco delle tre carte, no? Che fra aumenti dei materiali e quant'altro, probabilmente pagavi meno a rifare la facciata 2 anni fa. Perché fra costi del materiale e speculazione che c'è, evidentemente, perché la domanda è molto superiore all'offerta, se uno fosse un po' più lucido capirebbe che non è così come sembra. Poi il tema, come sempre, è un po' una scommessa che si fa sul futuro, no? Perché il legislatore non è chiaro, e quindi uno vuole anticipare per evitare di... Se il legislatore fosse chiaro su quelli che sono i bonus prorogati, e che verranno prorogati senz'altro anche nel 22-23, sicuramente ci sarebbe una normalizzazione. Le strade qui a Napoli sono piene di ristrutturazioni nei condomini, però il tema è che si fanno molto più veloci, nel senso che proprio le imprese stanno agendo, adesso non so in che termini qualitativi, però si fanno molto più svelte. Prima le facciate uno ci metteva una vita, invece si fanno svelte. Tornando a noi e al mercato, è un gran momento per le commodities. Io, come sai, forse 2 o 3 anni fa
Abbiamo fatto una giornata di trading in cui ti ho fatto vedere come facevo le commodities. È un mercato che non facevo fino a 4-5 anni fa, adesso mi piace molto. C'è tantissima volatilità, ad esempio ieri sul prezzo del natural gas, proprio numeri pazzeschi. E ad esempio c'è anche l'alluminio che sta scendendo tanto e secondo me è quasi arrivato. Quindi per tornare nel nostro contesto finanziario, il trading in commodities insomma per me è stata una grande scoperta, mi piace molto. E per chi ama la volatilità c'è sempre qualcosa che si muove molto, molto repentinamente e quindi insomma mi sento di consigliarlo come una buona diversificazione di portafoglio. È anche un trading molto tecnico, devo dire, in alcuni casi, e poi è un po' un punto di arrivo, no? Le commodities sono l'ultima fase in un mercato che sale, l'ultimo asset class, diciamo, a ricevere le attenzioni, e noi adesso ci siamo nel pieno. Questo ci dice anche più o meno a che livello siamo in questa rincorsa. Pietro, sai che cosa faccio però? Per spiegare meglio quello che voglio dire, chiedo a Eugenio se mi mette e condivide un grafico del caffè, perché, ripeto, bisogna distinguere le due dinamiche. Allora, noi in finanza siamo abituati a vedere